Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi, come vedete, sono in compagnia di Matilde e come avrete letto dal titolo, sto per filmare un video davvero molto diverso dal solito. Infatti, in questo video piastrerò i capelli di Matilde e tra poco vi spiegherò tutto. Ok, ho sistemato Matilde sul fasciatoio, non che io debba cambiarla, però appunto è la sistemazione migliore secondo me per piastrare i capelli. Lì accanto sulla cassettiera c'è la piastra, perché appunto per piastrare i capelli utilizzerò una classica piastra che utilizzo anche per me stessa, questa che da quanto ne so io non ha specifiche particolari, ovviamente al controllo della temperatura e terrò tutto al minimo, però per il resto è una normalissima piastra. Quindi Mati è qui prontissima. Prima di iniziare ad utilizzare effettivamente la piastra su Matilde, vorrei fare un piccolo disclaimer. Prima cosa, sto per piastrare i capelli perché mi sono documentata ed è una cosa che posso fare senza danneggiarla, perché avendo creato io Matilde so che tipo di capelli ho utilizzato. Si tratta di fibre naturali che, come ho letto su molti blog, possono essere piastrate ovviamente ad una temperatura bassa senza essere danneggiate. Seconda cosa, non fatelo assolutamente alle vostre Reborn, non piastrate i capelli delle vostre Reborn perché potrebbero avere dei capelli sintetici che non vanno assolutamente scaldati o comunque rischiereste di rovinare la bambola in generale. Sono anche bambole costose, quindi insomma evitate, non piastrate i capelli delle vostre Reborn, lo ripeto a oltranza. Sto filmando questo video perché ho già piastrato i capelli di Matilde in passato, dopo essermi appunto documentata a proposito delle fibre naturali, temperature e tutto, e il risultato è stato abbastanza soddisfacente. Volevo farvi vedere come fosse il risultato e poi soprattutto le piastro i capelli anche per un prossimo video che filmerò domani, anche se voi vedrete quel video prima di questo, però ok. E quindi mi raccomando, non piastrate i capelli alle vostre Reborn. Se decidete di farlo, io non mi assumo nessuna responsabilità. Come avrete sicuramente notato, Matilde ha i capelli piuttosto crespi, quindi in passato mi ero documentata anche a proposito di questa questione della piastra per capire se potessi in parte risolvere il suo problema. In realtà no, perché comunque piastrare i capelli ha un effetto non totale, cioè nel senso i capelli non sono comunque super super lisci e poi comunque è un effetto che non dura nel tempo, quindi dovrei piastrarglieli costantemente. Comunque sto filmando questo video anche per un ulteriore motivo che però adesso non posso svelarvi. Alla fine del video vi anticiperò qualcosina, quindi rimanete sintonizzati. Comunque adesso accendiamo la piastra e iniziamo subito. Ok, allora per prima cosa accendiamo la piastra e regoliamo la temperatura. Metto la temperatura più bassa possibile, che sono 130 gradi. Voi probabilmente non vedete, comunque sta lampeggiando, così appunto la temperatura non salirà più di 130. Mi sono munita anche di spazzola e pettine, mentre invece in questo caso lo spray con l'acqua non serve perché andando a bagnare i capelli dopo averli piastrati ritornano come prima di aver utilizzato la piastra, quindi vanno lasciati assolutamente asciutti. Ovviamente togliamo la fascettina. Ecco qui. Per prima cosa utilizzo il pettine e non la spazzola perché ho proprio bisogno di dividere i capelli l'uno dall'altro, mentre invece la spazzola tende un pochino a, diciamo così, unirli tutti insieme. Poi, come vedete, Matilde non ha tantissimi capelli, quindi insomma anche pettinarli è abbastanza veloce, sono anche corti quindi. E adesso iniziamo. Allora, partirò da questo lato dividendo leggermente le ciocche sempre con il pettine. Ok, adesso prendo ad esempio questa ciocca e molto delicatamente passo la piastra, senza stringere ovviamente perché rischierei di strapparle i capelli. Le piastrerò questa parte e poi vi farò vedere più da vicino la differenza per farvi capire effettivamente che cosa cambia. Come vi dicevo, i capelli di Matilde sono fibre naturali, non sono capelli umani. Infatti, come vedete, hanno una consistenza abbastanza strana. Questi capelli sono in aria, non so se riuscite a vederli da lì, però vedete questa sorta di codino è in aria e con i capelli umani non capiterebbe mai una cosa del genere. È perché appunto si tratta di fibre naturali che sono piuttosto leggere. Come vedete sono a questo punto
si stanno lisciando pian piano, si liscerebbero prima ovviamente con una temperatura più alta, però non vorrei rischiare di rovinarli. E quindi proseguiamo in questo modo. Allora, questa è la differenza, si dovrebbe notare soprattutto qui nella parte inferiore, perché la parte superiore non riesco a piastrarla benissimo. Comunque, rispetto a questi capelli, questi sono decisamente più lisci. Ma che belli! Sì, ma ti piastriamo i capelli. Allora, quasi finito il lato di qui, mancano, diciamo, gli ultimi tocchi. Essendo pochi capelli non ci si mette molto. Ok, allora adesso ci giriamo. Ecco qui la situazione. Tra l'altro Mati ha questo ciuffo che adesso mi accorgo è più lungo del resto, quindi non so perché sia così. Avrei dovuto sistemarglielo tempo fa, però vedete, è lungo. E niente, adesso facciamo tutta la parte dietro. La frangetta, anche la frangetta non ha moltissimi capelli, quindi non è un procedimento lungo. Come al solito sto distante dalla fronte perché ho il terrore che entri in contatto con la piastra. Ok. Piastrato anche il ciuffo, adesso ridistribuisco semplicemente i capelli. Ok, come vedete sono più lunghi, quindi adesso le vanno quasi negli occhi, perché comunque avendoli piastrati si sono allungati. Potrei renderli ancora più lisci di così, però sinceramente non vorrei rischiare, quindi preferisco fermarmi qui. Tra l'altro stanno diventando super elettrici, non so se vedete. Ma il pettine praticamente li solleva. Adesso vi faccio vedere più da vicino il risultato. Secondo me si nota che i capelli sono più lisci. Fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate di Mati con i capelli piastrati, se vi piace, che effetto vi fa, se la vedete molto diversa da prima oppure se secondo voi la differenza comunque è minima, quindi aspetto tutti i vostri commenti. E adesso vi svelo un piccolo segreto, una piccola anticipazione di qualcosa che vedrete sul canale prossimamente. Allora, Matilde, in questo momento, mentre voi starete vedendo questo video, sarà probabilmente smontata e in lavorazione. Infatti, sto pre-registrando alcuni video con lei per non lasciarvi troppo tempo senza, appunto, video con Matilde, visto che so che è la preferita di molti e che vorreste sempre dei video con lei. Anche per questa ragione ci tengo che, insomma, sia sempre realistica o comunque in buone condizioni e mi si è presentata un'occasione per migliorarla, un'occasione che prima non avevo e ho deciso di coglierla e quindi Matilde in questo momento è in lavorazione. La smonterò infatti tra un paio di giorni, però poi voi vedrete questo video tra circa 2-3 settimane. È una lavorazione non molto breve, per cui anche per questa ragione mi sono portata avanti con i video con lei e sì, sto filmando anche il video della sua lavorazione, quindi vedrete tutto sul canale e spero che la cosa vi piaccia. Io davvero non vedo l'ora di vederla finita perché sapendo poi il miglioramento che voglio apportare a lei sono veramente impaziente di vedere il risultato. Spero tantissimo che anche a voi piacerà. Mati è già carinissima così, anche a me piace tantissimo così, però secondo me tra poco sarà ancora più bella, quindi non vedo l'ora di riportarla sul canale con le sue nuove modifiche e tutto quanto. Portate magari un attimino di pazienza perché questo è l'ultimo video preregistrato con lei. Ovviamente non so a che punto sarò della lavorazione quando questo video uscirà e se potrò portarvi subito il video dei suoi cambiamenti o se invece quel video uscirà
qualche settimana dopo. Comunque sapete anche cosa sta succedendo a Matilde. È un periodo un po' così in cui sto modificando un po' le mie reborn, ovviamente modificandole non per stravolgere i loro look, ma semplicemente per renderle più carine, perché ne ho la possibilità e insomma penso che dopo alcuni anni di realizzazione di reborn alcune cose si possano migliorare, o comunque si possa provare a migliorare alcune cose che magari prima non si riuscivano a fare o semplicemente non si conoscevano. Quindi niente, ho parlato anche troppo, tutto questo per dirvi che Mati è al momento smontata in lavorazione, ma vi aggiornerò presto anche a proposito di questa questione. Io spero tantissimo che questo video un po' diverso dal solito vi sia piaciuto e che anche Mati vi piaccia con i suoi capelli piastrati. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare anche il mio canale in generale. Condividete questo video su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuna novità. E noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Vero Mati? Sì, sì. Ciao, a presto! Ciao!